Il mondo in cui impariamo a conoscere la nostra storia ci porta ad intendere la fragilità come debolezza. L'educazione che riceviamo ci suggerisce di nasconderla per evitare che possa essere usata contro di noi, per ferirci o farci soffrire. Nella nostra società, la fragilità è intesa come debolezza e va dunque combattuta, contrastata e nascosta, mentre la forza è intesa come potere e va allenato, mostrato ed esercitato. La fragilità è condizio sine qua non dell'esistere, accomuna tutti, poiché tutti abbiamo limiti. Confrontarsi con il limite vuol dire trovarsi di fronte allo sconosciuto, spazio potenziale che permette il cambiamento e la scoperta di sé come qualcosa di nuovo. Certo, è uno spazio che rende fragili, poiché si evidenzia tutta la natura transitoria dell'essere umano, ma al contempo permette di liberarsi dalla pretesa del potere e del suo rincorrerlo. La fragilità va intesa come la capacità di condividere i propri bisogni nella relazione, intersoggettività in cui si crea lo spazio di cura. È proprio in questo spazio che si genera tra due individui, che si condividono i deficit che accomunano l'essere umano, portando al riconoscimento della fragilità non più come debolezza, ma come forza generatrice del movimento verso l'esplorazione condivisa del mistero che ci sta di fronte, la vita. Nel mistero che accompagna il significato della vita si vive lo sconosciuto e la paura che questa fragilità condivisa porta con sé. La debolezza ha un significato che si contrappone al potere e non ha niente a che vedere con la fragilità. Il debole non ha potere, non ha la facoltà di dire e farsi artefice del proprio destino, di scoprirsi e scoprire il mondo, esterno ed interno. La consapevolezza della propria fragilità, invece, ci rende simili. Ci accomuna e ci porta all'incontro intimo con l'altro, poiché, a differenza del potere, porta a riconoscersi nell'altro, non a prevaricarlo. Qui in comunità abbiamo fatto un'esperienza in cui abbiamo invertito i cardini delle nostre credenze, come una vera rivoluzione copernicana. Abbiamo scoperto che un aspetto costituzionale dell'essere umano è la fragilità contro il falso ideale della forza come potere. Abbiamo scoperto la fragilità come valore. Attraverso la consapevolezza della nostra fragilità si apre la possibilità di mostrare gli spazi di vuoto che abbiamo bisogno di colmare, spingendoci a creare interconnessioni relazionali. Ciò in cui io non basto lo cerco nell'altro e viceversa. Questo è il senso del percorso comunitario che stiamo facendo. Qui ci si mette insieme per creare un tutto che è più della somma delle parti. E in cui le singole fragilità interconnesse diventano la forza vitale che ci è sempre mancata.